Buongiorno, benvenuti al TG 2000, l'edizione delle ore 12. Vediamo subito i titoli. A Livorno si cercano ancora due dispersi mentre si contano i danni del nubifragio che si è abbattuto sulla città toscana, ma il tempo in tutta Italia, ieri disagi a Roma e da oggi in tutto il sud. Negli Stati Uniti l'uragano Irma ha invaso Miami e prosegue la sua corsa nella Florida. Francesco termina il suo viaggio apostolico in Colombia, condanna fermamente la piaga del narcotraffico e incontra una donna di 80 anni nel quartiere più povero di Cartagena. Tra 40 minuti il suo rientro a Roma. In apertura andiamo a Livorno, dove si contano i danni dopo il nubifragio delle ultime 48 ore, 6 per ora purtroppo le vittime, mentre proseguono le ricerche di due dispersi. Ma colleghiamoci con Vito De Torre, che si trova proprio a Livorno. Buongiorno Vito. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Si conferma, il bilancio è di 6 morti, 2 dispersi, una donna e un uomo senza tetto di cui non si hanno notizie dalla notte dell'alluvione. Qui a Livorno la situazione è drammatica, davvero delicata. 550 famiglie sono ancora senza energia elettrica perché ci sono intere zone travolte dal fango che non sono in questo momento raggiungibili. Ha piovuto durante tutta la notte, la stazione di Livorno è ferma, chiusi alcuni tratti della via Aurelia. Circa 200 interventi richiesti ai vigili del fuoco sono in attesa, nonostante le 90 unità al lavoro ininterrottamente da 2 giorni. Dicevamo dei 2 dispersi, da ieri il lavoro di ricerca va avanti nonostante la pioggia battente che ha smesso di scendere soltanto adesso. Adesso vediamo il servizio. Ero al lavoro oggi pomeriggio e mi sono messo a dare una mano a questa popolazione. Fino a che ora lavorerà? Fino a che c'è bisogno. Le ricerche sono andate avanti fino a notte fonda. Militari, protezione civile e volontari hanno cercato di levare tronchi, rami e detriti che ostruiscono il corso del rio Popogna. I vigili del fuoco hanno esteso le ricerche anche in mare. Il marito di una delle donne disperse è stato ritrovato vivo a 2 chilometri dal quartiere Collinaia, aggrappato ad un albero. Voi state cercando adesso in piena campagna, sì, nel fango, perché forse potrebbe esserci il corpo della donna? Sì, stiamo cercando di non lasciare nulla di intentato e stiamo profondendo il massimo sforzo nel senso. Questa mattina la zona sud di Livorno si è svegliata in queste condizioni. C'era un fronte d'acqua di osso, sarà stato 120 metri, sembrava un po' incavolato nero, cioè una cosa incredibile. Cioè le macchine sembravano foglioline foglie, sembravano, da quanto le portava via. Sotto lo scantinato siamo messi abbastanza malino, però dai, siamo tipo 200-250 persone pronte a dare una mano a questi bisognosi. La procura di Livorno intanto ha avviato un'inchiesta per disastro colposo, da accertare se questa ennesima tragedia poteva essere evitata. Il presidente della conferenza episcopale, Cardinal Gualtiero Bassetti, ha telefonato al vescovo di Livorno, Monsignor Giusti, per esprimere solidarietà e vicinanza della Chiesa italiana alla Chiesa appunto livornese. La presidenza della CEI ha disposto lo stanziamento di 1 milione di euro derivanti dall'8 per mille per far fronte alle prime emergenze. E in questa alluvione il numero delle vittime racconta dei drammi, delle tragedie enormi, come quella del nonno che ha perso la sua vita nel tentativo disperato di salvare i suoi nipoti. Il servizio di Clara Iatosti, col quale io vi restituisco la linea. A voi. È troppo grande il dolore, nessuno all'Ardenza riesce a farsene una ragione. I Ramacciotti vivevano in questo quartiere da 27 anni ed erano conosciuti, stimati, ben voluti. Sabato avevano festeggiato i 4 anni del piccolo Filippo. All'alba di domenica un'ondata di fango li ha travolti. Così hanno perso la vita il babbo Simone, 37 anni, la mamma Glenda, di 34, e il loro bimbo. Fino all'ultimo il nonno Roberto ha tentato di salvarli, poi la furia dell'acqua ha trascinato anche lui.
Viveva per la sua famiglia Roberto, commercialista 65enne livornese. Abitava al piano di sopra. Quando il Rio Maggiore, torrente tombato, ha tracinato, ha compreso subito il pericolo. È sceso dal figlio e con un vicino è riuscito a portare fuori la nipotina Camilla, di appena 2 anni, passata loro da Simone. Con la forza della disperazione, nonno Roberto ha sperato di strappare all'acqua tutti i suoi cari, soprattutto Filippo, il piccino per il quale sognava di andare in pensione. Non se n'è andato, non se n'è voluto andare, ma il livello dell'acqua è salito rapidamente, in un attimo è arrivato al soffitto e l'uomo, pur allenato e sportivo, non è riuscito a nuotare via. Non l'avrebbe fatto comunque senza i suoi. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno poi recuperato i 4 corpi. Restano sole la nonna Paola, la moglie di Roberto, e la piccola, troppo piccola, Camilla. Qualcuno un giorno le racconterà dei suoi genitori e del fratellino, morti in una giornata livida di settembre. Sempre ricorderà il sacrificio del suo nonno eroe. E il maltempo ieri si è abbattuto in maniera diversa anche su Roma. Nella capitale si sono registrati molti disagi e allagamenti, ma vediamo un bilancio di quanto accaduto nel servizio di Alessandra Camarca. Il giorno dopo il nubifragio, Roma cerca di mettere mano ai danni provocati dall'acqua e tamponare i disagi. 100 mm di pioggia sono caduti ieri mattina in solo 3 ore di precipitazioni che si sono abbattute su una città già piena di problemi e che ha dovuto fare i conti con gli allagamenti, le frane, i cassoletti pieni d'acqua e i sottopassi inondati. Stazioni della metropolitana A e B chiuse perché allagate e poi riaperte nel pomeriggio, alberi caduti ma anche rami e cavi spezzati, blackout segnalati dagli abitanti, in particolare nella zona sud. Una coppia è rimasta lievemente ferita per il crollo di una pensilina di un benzinaio sulla loro auto. Rinviata di un'ora per precauzione la partita di calcio Lazio-Milan, il Campidoglio ha rivolto un appello a non uscire se non per reale necessità e a non andare nei parchi. La precauzione non è bastata però ad evitare polemiche. In un batter d'occhio Roma è nuovamente terreno di scontro politico sulle misure messe in campo dal comune per liberare i tombini, vero problema degli allagamenti, che andrebbero ripuliti dalla sporcizia. Critiche a cui l'amministrazione risponde affermando che le piogge sono state superiori alle attese e che le caiditoie erano state ripulite in almeno un centinaio di strade. Intanto oggi a Palazzo Chigi è convocato un vertice per la sicurezza del Tevere. Tanta paura nell'Aquilano per gli abitanti di Scurcola Marsicana e dei comuni della Marsica a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 3.7 delle 21.58 di ieri sera, avvertita anche a Roma. Non si sono registrati danni a cose o a persone, ma per precauzione alcuni abitanti hanno anche deciso di trascorrere la notte fuori casa. Molte sono state le telefonate registrate dal centralino del Vigili del Fuoco, che tengono la situazione sotto controllo. Tutto questo mentre dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti, l'uragano Irma invade Miami e continua la sua corsa anche se è stato declassato a categoria 1. Maria Sara Farci. Il grande mostro, lo ha chiamato Donald Trump, un mostro come non si vedeva da tempo, con venti fino a 210 km orari, piogge e inondazioni. Nella sua folle corsa, Irma, uno dei più grandi uragani degli ultimi 100 anni, ha portato morte e distruzione, prima ai Caraibi, ora in Florida. Miami ieri appariva così, deserta e coperta solo dal rumore dell'acqua e del vento. 5 morti finora accertati, 6 milioni di persone evacuate. In pratica, un terzo degli abitanti del terzo stato più popoloso degli Stati Uniti ha dovuto lasciare le proprie case. Più di 3 milioni di edifici sono rimasti senza corrente elettrica. Il governatore della Florida ha chiesto lo stato di calamità naturale. In un'intervista alla TV americana NBC ha dichiarato: la cosa più importante è che si preghi per noi, mentre il presidente degli Stati Uniti ha fatto sapere che presto si recherà nelle zone colpite dall'uragano. Ora Irma ha perso forza, declassato a categoria 1, si dirige verso Tampa. La minaccia però rimane alta. Il rischio è di nuove inondazioni dovute al cambiamento dei venti portati dall'uragano. Intanto il Servizio Meteo Nazionale degli Stati Uniti ha diramato un'allerta per una possibile tempesta tropicale ad Atlanta, in Georgia. È la prima di questo genere per una città del sud, ultimo segno del passaggio di Irma. La cronaca ci riporta in Italia, a Firenze, per la vicenda dei 2 carabinieri accusati di avere stuprato 2 ragazze americane. Atteso in procura il carabiniere scelto dopo che nei giorni scorsi gli inquirenti hanno ascoltato l'appuntato Luigi Ferraiolo.
Un video girato da una delle due ragazze americane stuprate a Firenze potrebbe essere la prova regina di questo incredibile caso umano che coinvolge due carabinieri e l'intera benemerita, insieme con la prova del DNA. Se nel video fosse chiara la resistenza della ragazza al rapporto sessuale, nessun avvocato potrebbe smontare l'accusa, altrimenti la vicenda giudiziaria si annuncia lunga e penosa. La notizia del video è stata diffusa dal quotidiano La Nazione di Firenze. Oggi potrebbe esserci un altro colpo di scena. Potrebbe recarsi in procura il carabiniere scelto, trentenne e non sposato, accusato con il collega capopattuglia dello stupro. L'appuntato scelto, quarantenne e sposato con figli, si è già recato da IPM sabato pomeriggio ammettendo il rapporto sessuale, ma chiarendo che era consenziente e che la ragazza non era ubriaca. Il giovane militare potrebbe addirittura negare ogni accusa. Il presunto stupro è accaduto nella prima mattinata dello scorso 7 settembre e si è scoperto solo in queste ore. Le ragazze hanno vagato a lungo negli ospedali fiorentini prima di trovare un nosocomio adatto ai casi di violenza. Oggi l'inizio dell'anno scolastico per 5 regioni, da domani a venerdì tutte le altre. Ecco speranze e problemi che attendono i nostri scolari. Luciano Piscaglia. Tutti in classe si comincia. Suona oggi la campanella di inizio anno scolastico in 5 regioni italiane: Abruzzo, Basilicata, Friuli, Piemonte e Trentino. In tutte le altre regioni le lezioni partiranno tra domani e venerdì. Tornano sui banchi 7 milioni e 750 mila studenti, quasi 60 mila in meno rispetto allo scorso anno. Saranno invece 10 mila in più, quasi 235 mila, gli alunni disabili. Siete voi il centro della scuola, ha scritto agli studenti Valeria Fedeli, ministro dell'istruzione, che nel tradizionale messaggio ha rivolto loro gli auguri di buon inizio e di buon lavoro, con un pensiero per le zone colpite dal sisma del centro Italia e di Ischia. Auguri anche agli insegnanti, tornano in cattedra 800.000 docenti, ma nelle 370.000 classi italiane mancheranno, almeno nelle prime settimane, buona parte dei circa 100.000 supplenti. Ma è solo uno degli irrisolti problemi che si ripresentano anche quest'anno all'apertura delle scuole. Sono in arrivo le proteste annunciate dei dirigenti scolastici e l'avvertenza per il rinnovo del contratto degli insegnanti, fermo da 8 anni. Si è concluso il viaggio del Papa in Colombia. Tra i tanti temi toccati anche quello della droga e dei narcos. Francesco, nella messa a Cartagena, ha condannato il narcotraffico facendo un appello affinché finisca questa semina di morte che spezza tante famiglie. Alle 12.40 poi è previsto il rientro del Papa a Roma, ma vediamo il servizio della nostra vaticanista Cristiana Caricato. L'atto conclusivo del viaggio colombiano di Papa Francesco si consuma nel porto di Cartagena, nella baia naturale dove arrivavano le navi cariche di schiavi e dove Pietro Claver, apostolo dei negri, alleviava le sofferenze degli oppressi in catene. Cartagena de Indias, città dei diritti umani, dal 26 settembre del 2016, data della firma degli accordi tra governo e FARC, è anche la città della pace. E Francesco, nell'ultima Eucaristia celebrata in terra colombiana, torna a parlare di riconciliazione e perdono. No hay nadie lo suficientemente perdido che non merezca nostra solicitud. Non c'è nessuno talmente perduto che non meriti la nostra vicinanza, provoca il Papa. Il suo peccato interpella tutti, ma coinvolge prima di tutto la vittima. È lei che deve prendere l'iniziativa perché chi ha fatto il male non si perda. È la logica rivoluzionaria del Vangelo, quella che Bergoglio ha riconosciuto nelle tante testimonianze ascoltate in Colombia. Uomini e donne che, nonostante ferite e perdite, hanno fatto il primo passo verso il proprio carnefice. L'unica strada percorribile per il Papa, perché spiega, non bastano politica e diritto per fare la pace. Non si alcanza con il disegno de marco normativo. Non è sufficiente il disegno di quadri normativi e accordi istituzionali tra gruppi politici, occorre l'incontro personale. Nel processo di pace il protagonista deve essere il popolo e non un'elite. Non solo, tutto deve cominciare dal dialogo. Nada potrà reemplazare questo incontro reparatore. Nulla potrà sostituire questo incontro riparatore, nessun processo collettivo dispensa dalla sfida di spiegarsi e incontrarsi nella verità e nella giustizia. Poi l'invito a non normalizzare la violenza, l'esclusione sociale e a lottare, come San Pietro Claver, per la dignità e la speranza degli esseri umani. È nel nome del gesuita, che nel XVII secolo andò incontro alle sofferenze di migliaia di schiavi, che il Papa richiama l'impegno per i diritti della persona. Nella mattinata per Francesco c'era stato l'impatto con il mondo di Claver, la visita alla casa santuario in cui morì in solitudine, l'incontro con la comunità afroamericana assistita dai confratelli del gesuita spagnolo e l'Angelus nel cuore coloniale
tribunale di Cartagena con l'omaggio agli umili e ai semplici, a chi usa il linguaggio della carità nei confronti dei tanti schiavi del nostro tempo. Nella mattinata dell'ultima giornata Francesco ha incontrato i più poveri della città nel quartiere intitolato a San Francesco d'Assisi e poi è entrato a casa di Lorenza, una donna di 80 anni, povera ma impegnata nella solidarietà. Un incontro semplice e commovente. Lorenza, tu meriti molto perché dai molto, ha detto il Papa a questa donna. Il servizio di Nicola Ferrante. Arriva il Papa inaspettatamente, è successo tutto in fretta, così. Siamo a casa della signora Perez, un'abitazione un po' sgangherata, un viavai incessante di figli, nipoti, amici e poveri. E a sorpresa arriva pure Francesco. Non era sicuro sarebbe passato di qui, invece arriva ed è grande la gioia. Che nunca pensé che un papa pudiera venire a un barrio tan humilde, tan desordenado, tan rechazado como el barrio de San Francisco. Lorenza ha quasi 80 anni e qui nel quartiere di San Francesco la conoscono tutti. Se hai fame, se hai un problema, se sei disperato, vai a casa di mamma Lorenza e trovi pace. Lorenza, le palabras del Papa, che te deseo el Papa, te recuerde che te deseo le palabras del Papa? Palabra del Papa me dio mi santidad, yo creo que yo no merezco esto. Me dio Lorenza, usted se merece mucho, porque usted vale mucho en el mundo entero. Ay. Lorenza, ¿por qué tú crees que el Papa deseó de venir a la tu habitación? ¿Por qué? Porque yo describo al Papa Francisco como San Pedro Claver, como San Francisco de Asís, que fue un joven que tuvo mucho dinero, fue desordenado, estuvo preso, pero cuando rectificó, vio que esa no era la vida, que el dinero no era todo, y se apartó de todo aquello y salió a buscar a los pobres. Prima di arrivare qui, Francesco era stato nella piazzetta parrocchiale per benedire le prime pietre di due nuove opere locali per i poveri e per le vittime di tratta della Fondazione Talita Kum. Poi la visita a casa di Lorenza, dove restano due statuette di Francesco a ricordare questa giornata indimenticabile. E oggi alle 16.30 trasmetteremo uno speciale del diario di Papa Francesco con la conferenza stampa del Papa sul volo di ritorno a Roma. L'appuntamento poi con il TG2000 è alle 18.30. Come sempre, io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona giornata.